E3 2014, siamo qui nello stand di Sony, dove abbiamo potuto posare gli occhi sulla nuova esclusiva PlayStation 4 presentata ufficialmente nel corso di questo E3. Stiamo parlando ovviamente di Bloodborne, il nuovo titolo sviluppato da From Software in collaborazione con Japan Studio. In molti l'hanno definito un erede spirituale del primo Demon's Souls. In realtà, a livello di contesto e iconografia, il nuovo titolo sviluppato da Miyazaki è molto molto particolare e diverso da tutto quello che la saga Souls ci ha presentato in questi anni. Difatti il gioco abbandona definitivamente il dark fantasy per spostarsi in un contesto artistico molto più vicino alla fumosa Londra vittoriana di fine 800. Questo cambio stilistico si percepisce abbondantemente semplicemente guardando le ambientazioni. C'è anche da dire che il gioco è molto più cupo e malato rispetto ai vecchi capitoli della saga GDR di From Software. C'è quasi un'ossessione per questa dimensione sanguigna, malata, perduta, senza speranza. Addirittura mentre procediamo il protagonista si sporca di sangue, si imbratta di questo materiale rosso e lucido che si deposita sui vestiti, e questo basta trasmettere un tono funereo che attraversa tutta la produzione. A livello stilistico e artistico, Bloodborne è veramente eccezionale e rappresenta, diciamo, un qualcosa di molto nuovo anche per chi conosce abbondantemente i vecchi titoli sviluppati da From Software. Sul fronte del gameplay invece ci avviciniamo moltissimo a quello degli action RPG della saga Souls. Il titolo è ancora cattivissimo e spietato, si muore molto e molto spesso e c'è bisogno di studiare attentamente tutte le routine comportamentali degli avversari e avere bene a mente tutte le loro tempistiche d'attacco. Stavolta invece che una strategia attendista con spada e scudo, il nostro personaggio avrà a disposizione un piccolo archibugio con cui potrà eseguire dei contrattacchi che lasceranno i nemici storditi per qualche secondo. Al posto dei backstab, quindi, potremo eseguire degli attacchi speciali con cui liberarci più facilmente degli avversari che popolano questa strana ambientazione che ricorda moltissimo la Londra vittoriana. A livello di struttura complessiva, il gioco sembra molto più vicino al backtracking ben calcolato di Dark Souls 2 rispetto al mondo aperto del capitolo precedente. A livello tecnico il motore mostra di saper sfruttare in maniera intelligente la potenza della console next gen. Ricordiamo infatti che Bloodborne uscirà in esclusiva su PlayStation 4. Questo ha permesso al team di sviluppo di lavorare molto sulla mole poligonale, sulla quantità di dettagli, ma anche sulla qualità delle texture. La versione su cui abbiamo posato gli occhi, tuttavia, ha ancora degli evidenti problemi di ottimizzazione. Il frame rate crolla inesorabilmente, soprattutto nel corso delle boss fight. Speriamo che da qui al tempo dell'uscita From Software abbia modo di risolvere questi piccoli problemi. Con questo vi lasciamo alle immagini di Bloodborne, che si è rivelato uno dei titoli più interessanti di questo E3 2014.